Noi, i nostri figli, oggi siamo immersi in una società multietnica e l'idea di dover imparare un'altra lingua non è più qualcosa che ci arriva da qualcuno che ci dice devi imparare l'inglese o il cinese, ma ci arriva spontaneamente, sentiamo un'esigenza e i nuovi genitori lo sentono sempre di più. Allora, una mamma con bambini piccoli piccoli, quindi sotto i 6 anni, può intraprendere un insegnamento e con che mezzi? È sicuramente possibile oggi, mai come oggi, accompagnare i bambini nell'apprendimento di una lingua straniera, la cui necessità viene fortemente sentita dai genitori. Devo dire non tanto perché viviamo in una società multietnica, ma perché c'è molto l'apprensione per il futuro dei bambini. Infatti, nella stragrande maggioranza è la predilezione per l'inglese, anche se altre lingue potrebbero avere altrettanto significato. Il punto di partenza fondamentale, secondo me, è questo. Il bambino ha una forte predisposizione per l'apprendimento del linguaggio, primariamente, e quindi anche delle lingue. Quindi la finestra della prima infanzia è un'ottima finestra per approcciarsi alle lingue straniere. Ma cercando di insegnare la lingua al bambino, si rischia di fargliela odiare. Quindi, un'esperienza, io cerco di evitare la parola insegnamento, un'esperienza di lingua straniera appresa precocemente deve passare attraverso l'esperienza dell'adulto, quindi del genitore. Se non stiamo parlando di una scuola, il genitore. Quindi non è il genitore che vuole insegnare la lingua al bambino, è il genitore che vuole trovare spazio per una lingua straniera nella propria vita e condividerla con il bambino. Il punto di vista è radicalmente diverso. Non è la mamma che mi insegna qualcosa, è la mamma che vive qualcosa, vive questa lingua perché si guarda i film, si ascolta la radio, si ascolta l'audiobook, ogni tanto parla con l'amica all'estero se ce l'ha, magari ogni tanto se può mi porta in vacanza, ma la lingua fa parte della vita della mamma. E a me interessa appropriarmi di questo mondo, di questa parte della vita della mamma, del papà, della famiglia. Quindi con questa chiave è possibilissimo far entrare la lingua nella vita del bambino, anche di un bambino molto piccolo, anche se il genitore non la parla perfettamente, purché ci sia un interesse vero del genitore. In buona sostanza lei mi dice che la chiave è anche un po' emozionale. Molto, ma con i bambini tutto deve passare attraverso le emozioni. Io penso deleterio cercare di insegnare delle nozioni a dei bambini piccoli in maniera fredda. Non raggiunge lo scopo, prima di tutto, ma si rischia anche di fare danno vero al bambino, quindi assolutamente va vissuta in maniera assolutamente emozionale, assolutamente rilassata, senza nessun tipo di ansia da prestazione, tenendo presente che quando si parla di apprendimento della seconda lingua, bisogna distinguere tra apprendimento passivo, quello che il bambino capisce, che è la base vera della conoscenza della lingua del bambino, e la competenza attiva, cioè il bambino che parla la lingua. Noi tendiamo a concentrarci su quanto il bambino dice, ma sbagliamo, dovremmo concentrarci su quanto il bambino capisce e accontentarci di questo. Quando sarà il momento giusto, avrà gli stimoli giusti, avrà le occasioni giuste, magari una persona straniera a portata di mano, il bambino tirerà fuori anche la competenza attiva. In sostanza è il modello del bilinguismo, Sì. perché in una famiglia in cui uno dei due genitori è di un'altra lingua, questo accade quasi naturalmente. Sì, devo dire che anche in queste famiglie a volte c'è l'ansia della produzione attiva che rischia di remare contro il bilinguismo anche nella famiglia che ha tutte le premesse per un percorso di assoluto successo. È che addirittura io ho visto famiglie non madrelingua ottenere risultati migliori delle famiglie madrelingua perché la vivevano in maniera più rilassata, senza mettere ansia al bambino, senza provare ansia ai genitori, e quindi nel lungo termine
hanno avuto un percorso molto positivo, ha vissuto molto bene dal bambino. Non è infrequente la famiglia in cui c'è un genitore di una madrelingua diversa e il bambino la rifiuta questa seconda lingua per tutta una serie di motivi.